Salve a tutti e benvenuti al secondo episodio di Zombie Survival, le prime cose da fare. Io sono Shani, io Michele e io Giulio. Vai con la sigla. Oh. Adesso che cazzo facciamo? Sopravvivere a un olocausto zombie è come una partita a scacchi. Serve avere la giusta strategia. È necessario prendere le cose più importanti come cibo e acqua e metterle in degli zaini comodi da montagna per poterle trasportare. Ho trovato lo zaino. Una volta procurati i cibi e gli alimenti necessari per la sopravvivenza, bisogna pensare a come armarsi per sopravvivere in caso di attacco. Tutto ciò che trovate in casa può diventare un'arma, da un asse a un qualsiasi pezzo di arredamento. Ecco qua. Questi sono alcuni dei vestiti tecnici per sopravvivere efficacemente in un olocausto zombie. Come possiamo vedere? Una maschera tattica, delle protezioni da skateboard o snowboard che sono leggere e resistenti, dei guanti militari che consentono mobilità e allo stesso tempo protezione, e un paracollo che può essere rigido da motociclista in modo tale da bloccare eventuali morsi o graffi. Ci sono troppi zombie per la strada, non sono utilizzabili. C'è un'altra strada. Attenzione sulle scale. Oh, che cazzo! Luci! Cazzo! Luci! Luci! È chiusa! Apri quella cazzo di qua! Dentro. Questo dovrebbe essere il luogo di cui il sergente Tom teneva le armi. Tieni, grazie. Andiamo. No! Oh, cazzo, no, cazzo! Te l'ho preso! Ma soprattutto, mai abbassare la guardia. Merda! Adesso che facciamo? Dobbiamo andare a cercare delle altre armi. Le munizioni scarseggiano. Proseguiamo allora.